state vedendo è perché il vino che avete degustato è stato di vostro gradimento, oppure è solo una curiosità per conoscere tramite il fantastico mondo del web. Mi chiamo Marco Maria Crivelli, ho 33 anni compiuti e conduco un'azienda agricola di circa 8 ettari a Castagnole Monferrato, comodamente raggiungibile sia dalla città di Asti, di Alessandria che di Casale. La mia cantina e la mia abitazione si trova sulla collina denominata La Mora. Infatti in questa collina io ho messo a dimora le barbatelle di Barbera e infatti la mia Barbera d'Asti di OCG è denominata Collina La Mora. Di fronte c'è l'altra collina denominata Muntio, una collina che è sempre stata di proprietà della famiglia Crivelli. Su questa collina ci sono circa impiantati 6 ettari a uva Rocher, uva Grignolino e uva Ascirà. La scelta di lavorazione dei terreni sono, diciamo, ecocompatibili. Noi non usiamo assolutamente diserbanti nel vigneto, ma solo sfalciature meccaniche. Noi in vigneto non irroriamo le uve con antibiotritici nel mese di agosto, i cosiddetti antimuffa. Assolutamente non facciamo nessuna lavorazione di questo genere, perché il rispetto del vigneto è prima di tutto rispetto di chi in vigna lavora e poi soprattutto rispetto di chi il vino lo consuma. La prerogativa principale della qualità del terreno della collina di Muntio è data dal fatto di essere un terreno sabbioso tufaceo contemporaneamente a un tufo molto duro e compatto, in modo che le radici della vite che si inseriscono in profondità del terreno non subiscono nessun stress idrico durante la stagione estiva nei mesi più caldi. Nei miei vigneti, che sono di circa 8 ettari, come dicevo, produco 4 tipi di uve: il Rocher, il Barbera, il Grignolino e il Syrah. A Castagnole Monferrato ha dato il nome al Rocher di Castagnole Monferrato DOC nel lontano 1987. Nel 2010, quindi fra pochi mesi, avremo la denominazione d'origine controllata e garantita, quindi con la vendemmia 2010 sarà una DOCG. Il Rocher di Castagnole Monferrato si produce solo a Castagnole Monferrato ed in alcune colline dei comuni limitrofi, un'area molto ristretta ma molto molto di pregio. Il vitigno Rocher ha alcune caratteristiche peculiari rispetto agli altri vitigni. Ha una vegetazione molto assurgente e quindi ha bisogno di molta lavorazione durante i mesi di maggio e di giugno. Si era perso un po' nei tempi questo tipo di vitigno proprio per la delicatezza della lavorazione. Oggi, grazie anche al lavoro del parroco di Castagnole Monferrato già nel lontano 1980, che riprese in parte questi vigneti, oggi siamo a una produzione tra tutti quanti i produttori di circa 60 ettari e circa 400.000 bottiglie. È molto caratteristico, dicevo, il vitigno perché è di un verde pisello tenue bellissimo rispetto a tutti gli altri tipi di vitigne. La resa per ettaro secondo il disciplinare è di circa 90 quintali a ettaro. La mia azienda si attesta generalmente sui 75-80 quintali a ettaro. Questa bottiglia qui di Rocher è dell'annata 2008, una buona annata, non eccezionale, ma una buona annata. La vinificazione è avvenuta tutta in botti di acciaio, il suo imbottigliamento è avvenuto nel mese di luglio dell'anno 2009. La sua commercializzazione è iniziata dopo 3 mesi. La gradazione di questa annata qui è di 13,5 gradi. Adesso lo versiamo nel bicchiere e voi vedete questo rosso rubino tendente al violetto. È molto bene strutturato. Sentiamo adesso il suo profumo, il suo bouquet. Come vi dicevo prima, il Rocher ha questo sentore forte della foglia del geranio. Infatti emerge subito, insieme alla sua alcolicità, questo profumo, insieme poi ad altri piccoli profumi che ognuno, secondo le proprie sensibilità, può apprendere. Può essere la ciliegia molto matura, può essere il frutto di bosco, può essere la prugna.
Il mio amico scrisse pure sul giornale che lui sentiva l'albicocca. Il sapore è pieno, sta completamente a coprire l'intera bocca, piacevolmente gradevole e, come vi dicevo precedentemente, piace molto alle signore.